siamo, contrariamente a quello che pensa Beppe, perfettamente on schedule, come dicono gli inglesi. È il momento di Walter Scelsi, che ci parla di architettura. È un ricercatore dell'Università di Genova. I ricercatori, come ha detto il Presidente Mattarella ieri, sono giovani per definizione, giusto? Lei mi conferma? Io spero di invecchiare tra Io ho avuto un problema, cioè una faccia che per anni mi tirava già, adesso finalmente dimostro anche un pezzo di più, ma sono così contento. Parliamo di architettura, Walter, che dice? Sì, allora. Io a zero, così confermiamo sì, a Beppe che siamo nei... Mi impegno a non sprecare il vantaggio con il quale parto. Allora, grazie a tutti, grazie a Marta, grazie a Beppe per l'occasione, e nell'occasione evidente metto anche non solo quella di potervi brevemente raccontare una piccola storia, ma quella di averne ascoltate di bellissime prima della mia, e quella di aver potuto visitare la mostra. Architettura d'autore. L'autore si sa è morto. È morto nel momento in cui tanti pensavano fosse proprio vivo, che fosse, come dire, il garante della qualità delle cose che ci venivano proposte. Era un paio di secoli che era così. È morto e ce ne hanno dato notizia. Roland Barthes, per esempio, alla fine degli anni 60, la morte dell'autore. E subito dopo Michel Foucault, che gli fa eco, pochi mesi dopo, che cos'è un autore, si chiedeva. E sì, però mi si potrà dire che Foucault e Barthes parlavano di un autore letterario, di un autore della letteratura, quindi del linguaggio letterario. Si sa, l'architettura è un linguaggio debole, no? Che vive in uno statuto debole. È un linguaggio che ha, come dire, delle funzioni di meno rispetto al linguaggio letterario. Per esempio, il grado di comprensione o di presunta comprensione dell'architettura è può essere molto diverso dal grado di espressione. Noi pensiamo, accettiamo, collochiamo all'interno dei nostri codici la qualità architettonica, ma molto difficilmente siamo in grado di replicare quei codici, siamo in grado di parlare quel linguaggio. Ecco. E quindi l'architettura, voglio dire, in questa celebrazione dell'uomo moderno, dell'uomo illuminista e poi dell'uomo ottocentesco, no? Che era identificato con il massimo sogno, cioè l'autore famoso, l'uomo, come dire, che raggiungeva una riconoscibilità, e con questa si faceva appunto garante delle istanze della cultura che lo ospitava. E l'architettura vive in realtà tantissimi anni senza che questo accada, mentre all'interno del linguaggio letterario accadeva. Per esempio, se io vi faccio vedere questa immagine, non è un giochino crudele, ma io so chi è semplicemente perché sono andato a cercare la sua faccia. Allora, va bene, la faccia non basta, forse il nome potrebbe aiutare. Si chiamava Giuseppe Sacconi ed era un giovane, aveva 30 anni, quando produce un disegno in risposta ad un concorso di architettura. Allora, se vi faccio vedere il disegno, probabilmente lo sapreste collocare. In realtà Sacconi non era un... Sacconi produce questo perché l'Italia è stata fatta e c'è bisogno di celebrarla, c'è bisogno di costruire quello che noi chiamiamo l'altare della patria. In realtà è il monumento a Vittorio Emanuele II, che in quel momento era appena morto. E Sacconi è un signor autore, un autore che si fa rispettare, questo è il disegno di progetto, e l'altare della patria è effettivamente così. C'è qualche differenza sulle proporzioni delle statue che stanno nei due bracci laterali, però insomma è così. Ed è così anche negli anni successivi, in questo scenario di trasformazioni.
quando si decide di eliminare completamente l'orografia del centro monumentale romano, l'intera collina della Velia, quella che separava i fori imperiali dal bacino idrico che ospita il Colosseo, viene eliminata in favore della prospettiva di via dei fori imperiali. E a quell'epoca questa cosa avveniva all'ombra del monumento di Sacconi. Il monumento di Sacconi era in quanto tale, era in quanto espressione di un potere politico che lo voleva, e questa sola cosa lo giustificava. Poca importanza che poi Sacconi in realtà non diede prove perlomeno insomma, così visibili di architettura nella sua vita successiva, e poco importa che alla fine l'opera principale la disegnò quando aveva 30 anni. E in realtà bastava che la committenza, a quel tempo una committenza pubblica forte, decidesse che quello era un monumento e che quindi quell'immagine si inserisse all'interno del sistema espressivo dell'architettura, che come sapete è un sistema iconologico, è una catena iconologica, analogica direi meglio. È un sistema di immagini che si riproducono, noi siamo in grado di valutare un'architettura in quanto conosciamo le immagini dell'architettura. Però il potere politico compie altre azioni, che sono azioni potentemente architettoniche. Mentre sbancava la Velia e costruiva il grande asse di via dei fori imperiali, all'epoca si chiamava via dell'impero, che aveva, lo sapete, l'obiettivo di collegare il balcone centrale di Palazzo Venezia, che era il punto, come dire, epicentrico del potere politico prebellico, con il Colosseo. Dal balcone di Palazzo Venezia si doveva vedere il Colosseo, e così questo avviene ancora adesso, insomma, se voi vi collocate sotto il balcone vedete il Colosseo. Però succedevano delle altre cose anche molto rilevanti, no? Avvenivano attraverso una comunicazione che nulla aveva a che fare con l'architettura. E avvengono, voi dite, vabbè, sì, avvenivano in un'epoca in cui si potevano fare queste cose. Si poteva gettare il muro di cemento usando come cassero a perdere la fondazione del Colosseo. Vedete? Questa è la prima linea metropolitana. Le linee metropolitane venivano eseguite in scavo, no? Chi si ricorda anche a Milano, la prima linea verde era uno sbancamento, non era una trivellazione, no? Adesso si trivella, ma si fa anche peggio. In realtà, se voi guardate la sezione della nuova linea che arriva lì a 10 metri, è ben più profonda, è ben più invasiva, è ben più irrimediabile rispetto all'azione che ha all'interno del tessuto archeologico e della stratigrafia della città romana. E quindi insomma l'architettura è arrivata tardi a questa celebrazione dell'autore. Ci è arrivata, insomma, ha cominciato non in Italia. C'era un signore che si chiamava Gustavo Eiffel che ha attaccato il suo nome a una delle icone, il simbolo stesso dell'umanità, no? Basta disegnare due curve, magari unite da un trattino, per parlare di Parigi. E se parlo di Parigi è evidente che parlo di tutta la cultura del mondo. Massimiliano Fuxas, per esempio, è un autore che per 20 anni ha suonato come un mantra, poi anche questo suo cognome era utile, cioè funzionava bene, era allitterato quanto basta per poter essere memorabile, e come elemento giustificativo di un'azione che aveva dei presupposti, chi lo sa, cioè chi lo sa se il centro dell'Eur, che è questo qua, la cosiddetta nuvola, servirà mai. È stata inaugurata più o meno adesso, più o meno. Questo signore si chiamava Kenzo Tange, secondo la pronuncia del trasporto delle lettere degli ideogrammi giapponesi in inglese, ed era uno dei più grandi architetti del Novecento. Okay. E qui siede insieme al suo gruppo di progettazione molto fiero alla base di un grande modello che rappresenta uno dei suoi principali incarichi.
Era il 1963 e la città di Skopje, la capitale della Macedonia, all'epoca era sotto l'impero di Tito, diciamo, era in Jugoslavia, quella che si chiamava Jugoslavia, e viene parzialmente demolita, in realtà non proprio completamente rasa al suolo, ma insomma Tito ne approfitta per decidere la costruzione di una effettiva città di fondazione, quindi di eliminare quegli edifici crollati, ma di eliminare anche buona parte del tessuto storico, chiamando un architetto importantissimo, l'architetto che stava decidendo, come dire, le sorti dell'architettura internazionale, un architetto che era evidente, era presente sulle riviste internazionali, e lo chiama e gli fa costruire la città, e in effetti Skopje viene costruita in buona parte secondo il progetto di Kenzo Tange. Vedete, questi sono gli edifici che adesso, con un termine un po' generico e estremamente ricorrente negli ultimi tempi, si potrebbero definire brutalisti, il termine viene dal cemento armato. Sì. Ecco, vedete, questa foto mi piace molto perché indica l'inizio del processo di trasformazione di questa città. Vedete queste colonne bianche? Queste qua? Ecco, queste colonne bianche tra poco, con queste centine che riproducono una trabeazione di ordine gigante, tra poco ricopriranno, rifasceranno completamente questo edificio, e così a seguire gli ordini classici, qui sono già tornati, torneranno a coprire anche questi edifici. Questa è la Skopje contemporanea, questo è il progetto Skopje 2014, perché l'obiettivo era completarlo in quell'anno. Ecco. Va bene, Sacconi abbiamo capito, non l'abbiamo riconosciuto, nessuno di noi, io non l'ho riconosciuto, però se vedo una fotografia di Renzo Piano o se sento il nome di Renzo Piano lo riconduco immediatamente a un architetto di grande valore, e vengo, come dire, anche trasportato da una fierezza, no? Un po' perché è nato nella città dove sono nato io, e poi è un architetto italiano, insomma è un'espressione, è un senatore, quindi è una persona che con la sua stessa presenza si fa garante, no? Si fa garante, fa parte dello Stato. Ecco, Renzo Piano disegna Acusago, che è un paese a pochissimi chilometri da Milano, a ovest di Milano direi, nella fascia ovest di Milano, quattro case per altrettanti amici. Era il 1972, le disegna con Rogers, in realtà sono a firma Piano e Rogers, e le case vengono costruite, sono delle case sperimentali, sono sostanzialmente dei parallelepipedi che vengono arredati secondo delle modalità e che garantiscono, come dire, una vita finalmente contemporanea, finalmente aderente ai principi del tempo, principi in cui appunto ci si stava accorgendo che l'autore era morto. Ecco, allora, le case erano quattro lotti vicini. Attualmente le case costruite da Renzo Piano sono due. I due lotti, che sono, diciamo, i due lotti assenti, sono composti a scacchiera in questo momento, sono in realtà sempre occupati da case, da queste case qui, queste vedete, è stata operata una perequazione dei volumi, le case di Renzo Piano si sono demolite e si sono costruite due ville in mattoni, di questo tipo, del tutto tradizionale, peraltro neanche brutte, ecco. Allora, cosa succede? Ovviamente c'è una mobilitazione, come spesso capita, c'è una mobilitazione di una certa parte della cultura e si dice, beh no, difendiamo l'opera di Renzo Piano. Fulvio Irace, storico e critico dell'architettura, è uno dei primi a farsi parte attiva in questa iniziativa di sensibilizzazione, con scarso successo, perché in realtà il piano regolatore prevedeva appunto la possibilità di demolizione e ricostruzione, le case avevano una volumetria cospicua ma poca superficie, e di conseguenza non si trovava un cliente che volesse comprarle mantenendole, non demolendole. Allora lo studio di Renzo Piano, racconta Irace, ha proposto di offrire la progettazione gratis a chi le avesse comprate,
Cioè il progetto di Renzo Piano è, rispetto al valore immobiliare, un residuo. Non ha prezzo, nel senso che non ce l'ha proprio, che nessuno è disposto a pagarlo. Forse mi direte, è il sistema combinato che funziona in questo caso. E su questo magari... Però finisco con due immagini, perché mi sembra di essere andato già piuttosto lungo. Finisco con due immagini che mi fanno venire in mente una parola che è ricorsa parecchio oggi, e forse il primo è stato Nando Fasce a parlarci di mediazione, ma è quella che ritengo che stia alla base di una identificazione all'interno del fenomeno architettonico. Questo è il Tempio della Concordia, ad Agrigento, nella collina, nella cosiddetta Valle dei Templi, che poi in realtà è una collina. E il Tempio della Concordia ha subito un restauro scientifico, quindi evidentemente anche un restauro qualificato. E però la presenza all'interno del paesaggio era irrinunciabile. Irrinunciabile, cioè l'amministrazione locale pensava che non si potesse rinunciare al esastilo della facciata del Tempio della Concordia, e così lo ha disegnato sopra, lo ha disegnato al netto delle ingiurie del tempo, quindi lo ha anche ricolorato, perché per un po' comparisse anche colorato, come si presume fosse nell'epoca della costruzione. Proprio perché è questa immagine, come dire, che costituisce l'essenza stessa della nostra cultura, o forse se preferite questa immagine, quella all'interno della quale ci riconosciamo. E con questo chiudo, grazie. Grazie. Oh, per una casuale, per lo spostamento di Chiara che doveva essere a questo punto, beh, è interessante arrivare su questo, su questa battuta del progetto di Piano che potrebbe essere gratuito, come dire, arriviamo al nodo, arriviamo proprio al passaggio, cioè in realtà qua ci siamo portati la sculturina di Patrizia, perché qui il tema è creatività e committenza, e la creatività come dire, può anche essere gratis. Un artista, adesso parliamo con Marco, il problema è che quando va verso un committente è lì che prende valore, nel senso di valore commerciale, non solo di valore estetico. A questo punto però, proprio visto che chi sta soffrendo in particolare, quando abbiamo fatto l'operazione Le idee si pagano, abbiamo trovato immediatamente l'accordo con l'Ordine degli Architetti, perché il problema della cultura del progetto, che non viene più riconosciuta dal punto di vista economico, è il primo grande problema degli architetti. Perché succede questo? In 30 secondi di sintesi, perché la cultura del progetto, cioè la parte più faticosa, originale, legata a storia, cultura, talento, entra a far parte del grande calderone della produzione generica? Perché? Poi vale per anche per i creativi, per i cantanti, per i piastrellisti, oserei dire, si arriva scivolando fino in fondo. Perché la cultura del progetto tende a zero? Beh, sì, allora, intanto, come dire, a scusa di quello che sto per dire, è una domanda, è la domanda. È la domanda, cioè che la domanda, infatti la faccio perché non posso rispondere. Evidenti i motivi, non so, mentre si stava arrivando dove poi si è arrivati, cioè dove temevo che volessi arrivare con la domanda, stavo cercando già disperatamente di aggrapparmi da qualche parte, così mi sono venuti in mente due o tre appigli. Comunque c'è sempre la soluzione palla in tribuna, prenda esempio dai suoi colleghi. Vabbè, no, dai maestri, è vero. Intanto la dimensione della... Allora, la dimensione all'interno della quale vive l'architettura è evidentemente una dimensione sociale, e evidentemente la dimensione dell'autore è una dimensione che si misura ex post, certo, no? Certo. Prima di Vasari nessuno si preoccupava di chi, come si, neanche come si chiamasse il progettista, certo. Ma, ecco. E questa operazione la si fa in qualche funzione, non è un'operazione, come dire, inutile, gratuita. È un'operazione che la si fa in qualche funzione, spesso anche in funzione del mercato. Di conseguenza, sostenere o non sostenere certi fenomeni architettonici è una delle scelte del mercato.
In un consenso debole, come il consenso del mercato attuale degli ultimi, esatto, degli ultimi anni, evidentemente il non ricorso a riferimento iconologico è un vantaggio per il committente e soprattutto per il committente politico. È chiaro, io dico lo faccio fare a XY, ma non ti faccio vedere, lo faccio fare a lui, no? Certo. Cioè lo farà bene. Certo. Non ti faccio vedere cosa gli faccio fare. Cosa gli faccio fare è, come dire, alla fine è un aspetto suo, un aspetto interno, un aspetto di servizio del mestiere. Adesso dico questa cosa, però non la dico prendendone le distanze. Io penso veramente che il nostro sia il lavoro dei progettisti, sia penso dei progettisti architettonici, ma evidentemente dei progettisti in senso esteso. Sì. In senso esteso di tutti quelli di cui si è parlato oggi, sia sostanzialmente un lavoro di servizio, sia una posizione di servizio. Questo lo credo veramente, ma è una posizione di servizio avveduta, cioè non c'è innocenza in questa posizione. Io non posso dire non conosco, non posso dire non so cos'è l'architettura, non lo posso dire. Perché non è il mio mestiere, perché starei sbagliando il mio mestiere. Ma è evidente che è un lavoro di servizio. È un lavoro che finché serve è un lavoro, è un mestiere. Non so. Questo lo portiamo a casa, finché serve è un lavoro. Guardo Beppe, con cui abbiamo condiviso la sofferenza ma anche il piacere di questa giornata. Finché serve è un lavoro. Allora, ringrazio. Grazie. Grazie a te, ringrazio per l'intervento e a questo punto lancio, grazie, esatto, applauso.